C'è un disco che qualche tempo fa, rovistando tra gli scaffali di musica, distrattamente mi è capitato in mano e subito mi ha portato indietro di almeno 15 anni, forse più. Ci sono dei talenti deformati, dei freak in Italia, di grande talento, che non sono buoni per i talent show della televisione o queste cose qua. Quel tipo di talenti lì sono buoni per altra musica, quella che tu dici indipendente. Prima suonavi Pink Floyd, suonavi... Vabbè, sì. Suonare con noi ti sei divertito molto di più. Non ti lasciavano spaccare tutto alla fine. Abbiamo pensato, perché non fare un festival a Sogliano, visto che non c'è, chiamando altri amici che suonano. Alla fine è solo divertimento, la nostra passione. Quali sono i consigli che puoi dare a un ragazzo giovane che vuole intraprendere la carriera musicale? Di insistere, per prima cosa. Seconda cosa, insistere. E terza, direi, insistere. E poi piano piano impari. Ascoltando. È una questione di tempo. E pazienza. La base di un festival è la gente che lo organizza, la gente che lo fa. All'inizio eravamo proprio, sì, insomma, fotocopia e CD masterizzato col computer, facevamo tirature da 100 copie. È molto meglio attualmente perché è possibile tramite YouTube, tramite Facebook, farsi anche pubblicità da soli, così, quindi diciamo che il contributo di un'etichetta è relativamente importante ormai. E forse sei un soffio, e forse sei un soffio, ma io mi chiamo Brace, ti chiami Brace, non ho una casa, ma ho un camino, e l'inverno è alle porte. Secondo te si vive di musica oggi? Ce la fa chi ce la fa. Io penso che ormai sia una specie di condanna. Il motivo non c'è, c'è però il senso dell'assenza quando non la fai. Per quanto mi riguarda, la musica indipendente è la musica. La musica dovrebbe essere sempre indipendente. L'indipendenza credo che sia quello che fa la cultura in generale. Qual è quindi il consiglio che tu vuoi dare a un giovane che vuole fare musica? Di pensarci due volte. Mettersi in gioco, mettersi alla prova. Se quello che fai è una cosa veramente tua e che è veramente indispensabile per te e per la tua vita, o se è semplicemente la voglia di poter finalmente comparire su un palco o avere delle birre gratis. Ma iperattivo fino al mattino. Mi piace pensare che ci sia ancora qualcuno che ha voglia di catturare quello spunto di bellezza dalla vita, di esprimerlo in musica con la passione di sempre, con quella capacità di guardare le cose con la semplicità e l'immediatezza di quando si è giovani, liberi e indipendenti da tutto.